da quanto lo volevo fare! E me l'avete chiesto poco poco, eh? Ma poco poco poco, eh? Da quando ho fatto i riassunti di Netflix che sta a 200.000 views, madonna ragazzi, perché? Quindi lo faccio. Questi saranno video più corti, dove farò una puntata, un episodio, dove ci metterò solo 9-10 ore a editarli. Perché io a video ce ne metto 40, 40 video del Trono del Muori. Cioè, conta solo le scritte. So più di 1.000 ormai episodio. E tu le devi fare con Photoshop, eh? E devi scontornare l'immagine, devi cercare, o devi scrivere il riassunto. Guarda le pubblicità, così posso andare avanti. Che ci metto 2 ore tra vedere la puntata e mettere in pausa. Cioè, ci metto un cazzo a scrivere il riassunto. Manco rileggo, pensa se rileggessi. Che io sono nato per far Trono del Muori. E tutti i video che ho fatto fuori dal Trono del Muori stanno sopra le 100.000 views. Madonna, perché? Grazie. Ma no, no, non capisco il motivo, me devi credere. Però vabbè. È l'editing che t'ammazza. 40 ore, una settimana di budget normale. Guarda le pubblicità! Quindi, che si saranno più corti, più bellini, e lo volevo fare. Sto scrivendo questo riassunto il 25 dicembre, mi sto rendendo conto alle 6 di mattina. Ma io lo faccio per le pubblicità, guardale! E quindi, dai, prima puntata del libricino del Muori. La prima puntata del libricino del Muori inizia. Ma sono troppo contento, volevo fare troppo. Con tutta roba che trema. Dove cazzo siamo? Vediamo un mondo tutto distrutto. Anche qui è arrivata la Raggi. Mondo degli Shinny Martin. Shinigami, gli dei della morte. Bella gente. Ho visto gente più strana e fiere. Gli dei della morte giocano a dadi teschi. Il teschio è uscito per così, ho vinto io. Ma no, cazzo! Dammi 10 anni. Ryuk, vi a giocare! Meh, che palle. Ma dai, intacco l'avie, come sei negativo. Ma che te sei innamorato? E chi è questo Shinigami che si chiama Ryuk? Ci spostiamo in un liceo giapponese, dove inquadrano un ragazzo che se sta a fa due palle così, e tu empatizzi subito. Il professore sta parlando tutte cose, tutte cose, tutte cose. Yagami-kun! Sei attento? Continua tu o ti metto due! Tutte cose, tutte cose, tutte cose. Bravo. 10, 11. Sì, vabbè. Ma stavi a guardare il nulla cosmico. Come facevi a sapere a che punto stava, dai? Light Yagami, così si chiama il personaggio, torna a casa. E non si sa da dove. Da per strada. Ma che in Giappone c'hanno l'altoparlanti per strada che dicono: è stato rapito questo, è stato ammazzato quello. Il mondo fa cagare. Ammazza che allegria. E infatti a Light gli viene male. Perché lui ci tiene ai problemi del mondo. Che caro. Questo mondo fa schifo. Altro giorno, altra rottura dei coglioni. Però casca un quaderno. Light ci rimane male. Oh, ma è un quaderno! Ma che è qua la fascia? Sarà cascato dalla finestra! Ma che cazzo? Finisce la scuola. Quindi, ore dopo, lui va a raccogliere il quaderno. Ecco, adesso lo sta per toccare. Suo! Il quaderno è suo! L'ha toccato lui! Ah, non è passato nessuno, a scemi! Ma infatti, cioè, non è passato nessuno. Un bidello, qualcuno, delle pulizie, no. Come si chiama questo quaderno? Il libricino del Muori. LOL. E fin qui, reazione normale. Pure io mi sarei messa a ride. Ci sono le regole. Ma stavo pure scritte in inglese. Ci si sono impegnati. La persona il cui nome sarà scritto su questo quaderno schioppera. Ok, grazie, arrivederci. Sciocchezze. Tipo le catene di Stark Antonio. O quelle robe. Hai vinto gli occhi dello Shinigami. Clicca qui. Io so troppo bello, intelligente, simpatico, ma soprattutto modesto per ste cazzate. Allora, leggiamo come funziona. Seconda regola: le mele sono rosse. Non è vero che so pazzo? Devi sapere la faccia di quello o t'attacchi, paparca! Ah, quindi devo pensare alla faccia del tizio. Se no, se scrivo Mario Rossi, un bordello, te lo immaginare. Se entro 40 secondi, e quanta precisione, 40, vengono specificate le cause del decesso, quello fa come pare a te, e poi muore. Se no, gli schioppa il core. Ok, allora lo provo. Poi, se scrivi qualcosa entro 40 secondi, poi scrive qualcos'altro, tipo i dettagliini, i fegatelli, per altri 6 minuti e 40 secondi. Vabbè, proprio numeri a cazzo. Quello fa tempo a morire vecchiaia, quanto me dai, oh? 7 minuti. Ma quanto tempo ci hanno messo a scrivere sta cazzata? È tutto falso, persone falsi. Allora, proviamo sto quaderno. Sian Ben. No!
Micchia, funziona. No. Accendiamo la TV. Oh, guarda, le tragedie. Solo tragedie trasmettono. Un tale Gino Pippo, freebooter, con annessa convenientissima foto per fatto vedere in faccia, si è rubato dei ragazzini. Cattivo! E si è chiuso dentro una scuola. Ammazziamo questo, dai! E quindi, sto per diventare un assassino. Certo che così è facile, eh. Ma forse non è come hanno detto. Forse la storia è diversa. Forse sto Gino Pippo non è un rapitore, che ne so. L'ho ucciso senza sapere la verità, in modo superficiale. Dalla regia mi dicono che non sta succedendo niente. Oh, vedi, sono tutte cazzate. Aspetta! Light non spegne! Dalla regia mi dicono che i bambini stanno uscendo. Il freebooter è morto. Sì, è morto. Ma com'è morto? Gli è preso un colpo. Vabbè, è un caso. Fatalità quando io ho provato sto quaderno, accendendo la TV a caso, vedendo uno a caso, quello è morto a caso, di quello che avevo scritto a caso. If I forget what you say, then you'd come to me and tell me. Eh no. Light! Via la lezione! Sì, mamma! Sì, certo, perché mo sto a pensare la lezione. E inizia una delle cose più belle di sta serie. Le paranoie. Non è che ammazza uno a caso come farebbe un poraccio qualsiasi. Ce pensa! Perché lui è intelligente! E Netflix si gira e sbatte bullettini! Potrei ammazzare quello. O quell'altro. Che magno stasera a cena? Per lui sono decisioni uguali! Pare che sta scegliendo i garzini! Adesso lo ammazza! Come succede nel film di Netflix? Tascio! Bravi che avete rimesso Death Note, vero? Bravi. Leva il tuo, fidate. È pubblicità negativa Netflix. Ti voglio bene Netflix, fai tante cose belle, io sono abbonato da una cifra, ma qua hai toppato! Levalo! Lo ammazza! No! Primo perché è uno stronzo, ok? Ma non è che merita di morire, non è che ha ammazzato nessuno. È bullettino. Merita una lezione, ma non morì. Secondo perché è troppo vicino a lui, meglio di no. Light cammina e sente solo gente che si lamenta. Che palle il mondo, ammazzo tutti. E fatalità? Una banda di motociclisti circonda una, così in mezzo alla strada. Ma tipo è 9 di sera, no? Questo sta uscendo da lezione, che ora sarà mezzanotte, no? Sarà nei 9. Ciao, mi chiamo Antoncesco Sghirobolli. Sghiri per gli amici. Si leva anche gli occhiali per farsi vedere bene in faccia. E non lo so, digli pure il codice fiscale. E Light, che caso, è lì e ha visto tutto. La signorina viene molestata a bestia, madonna mia. Ma il nostro eroe è lì a salvare la ragazza, perché lui ci tiene. A me che cazzo me ne frega la ragazza. Può morire 10.000 volte. Io voglio vedere che succede. Sono tipo Dio! Sono passati 5 giorni e Ryuk vuole andare a vedere che è successo al quaderno che gli è caduto per sbaglio, mannaggia, sul mondo terreno. Dov'hai? Me so perso il quaderno. Che è la loro fonte di vita. Poi vedi perché. È gravissimo. Dovrebbero dargli una mano e essere preoccupati. LOL. Ma non avevi due perché eri riuscito a fregare Re Martin, Re. Ho capito che ne ho due, ma non vuol dire che devo sprecare. Che facci, butto? Sì! E via! E la madò pure l'Alice a questo. Timore! Light torna a casa. Ciao mamma, fammi vedere! Che cosa? Il test della prova nazionale. Perché in Giappone fanno ste cose. Azz, sei il primo nello stato! Ma te le tirano le borse di studio! Meno male che il quaderno è andato a te e non a qualche deviato scansafatiche. Ora, primo dello stato! Vuoi un regaletto? No, grazie mamma. Oh, pure umile! Che caro! Non vuole far spendere i soldi alla famiglia. Ho già tutto quello che mi serve. Troia, ma chi è questo? Si chiude in camera. Un teenager normale lo farebbe per farsi una... Lui, no. Contempla tutti i nomi dei criminali e freebooter che ha ucciso. E ride. Ride. Come un fio della mignotta. Te sta a divertire? Perché sei sconvolto? Ah, ok, sei cretino. So già meno sconvolto. No, io non so cretino. Io so Ryuk, il proprietario di quel quaderno lì. O dovrei dire ex. Light, da terrorizzato che era, giusta reazione umana, io crepavo da infarto, onesti, recupera l'aplomb. Becca sta parola, aplomb, ma chi te dice, se non il troll muori, iscriviti. Non sono affatto sconvolto. Ma sei fatta la macchia! No, no, ho versato l'acqua! Ti stavo aspettando, anzi. What the fuck? Mi cago sotto io adesso. A cominciare dal fatto che guarda quanti nomi hai scritto in 5 giorni, oh! Hai un problema, fratello! Lo so. Ma sono pronto ad accettarne le conseguenze.
No, sto a perdere il confronto. Ho fatto entrare una scena figa, ma sto ragazzino mi sta a fa bossa. Ho usato il quaderno, quindi ho messo in conto che mi succederà qualcosa. Cosa vuoi? Soldi? La mia anima? 100.000 mele fatte in piccoli tagli in una cassetta? Tutte le mele nella cassetta! Sta buono! Io voglio... Popon cazzo! Stavolta sei stato più figo te di me. Il libricino, mannaggia, mi è cascato per terra. Ho perso la proprietà. Ah, niente notaio, niente successione. No, l'hai raccolto te e quindi mo è tuo. Le regole di Zingari, wow. Se non lo vuoi, dalla a qualcun altro, a me non frega niente. Non è che io ti dico ammazza quell'altro, fin di Netflix. Però se rinunci alla proprietà del quaderno, tutti i tuoi ricordi inerenti adesso spariranno. Tutto qui. E sperimenterai una sofferenza che solo i possessori del quaderno hanno provato. Sì, sti cazzi, tutto qui. E per gli umani che hanno usato il quaderno, non esiste né paradiso né inferno. Bo, le rime belle. Ma veramente, tutto qui. Tutto qui. Beh, cazzo, non è male. Non vado in paradiso, ok, ma so un genocida pazzo. Dovrei andare all'inferno. Mi stai a dire che non ci vado? Da paura. E che c'è, il nulla? Non ho detto questo. È una delle regole, guarda che ho letto le regole, eh. Vai nel mu. Sì, va nel muro. Raito! Ti ho portato le mele! Ma che fai al buio? Mi sto a fare le... Ma non lo vede il mostro incredibile? Ma Light! Ciao, ma ciao! Tranquillo, solo tu puoi vedermi. Perché hai toccato il quaderno. È molto conveniente ai fini della tra... Ryuk entra nel tunnel della droga! Ryuk, perché hai scelto me? Guarda che... Sì, lo so, perché sono bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto. Ma chi te se incula? Non t'allargagna, peta. Io l'ho fatto cadere. Tu l'hai raccolto. Fine. Le regole sono in inglese perché è la lingua più comune nel tuo mondo. E in Giappone lo butti. L'ho buttato a caso. Ma potevi prendere l'oceano. Il 70% del globo è fatto dall'oceano. Ah, vabbè, ma non te monta la testa. Quindi so bello, intelligente, simpatico, affascinante, modesto e fortunato! Usavo pensare così. Ma perché l'hai buttato? Mi sembra una cosa abbastanza importante. Perché me stavo a cagar cazzo. Vedi, il mondo degli Shinigami fa schifo. Siamo immortali, non c'emo niente da fa. Non c'emo preoccupazioni, siamo immortali. O giochiamo a teschi, o qualche volta, se qualcuno scrive un nome, l'altro lo piano per culo. Ho capito, ma vorrei vivere, devo scrivere i nomi. E quindi sono venuto qua. Comunque davvero, hai scritto un mare di nomi. Ma solo ad Antoncesco Sgribilli hai specificato la causa della morte. Perché? Vedi, contro Super Quark. Vedi, ho già ucciso i più grandi criminali. E Freebooter. Quindi il mondo è già un posto migliore. Ma facendoli morire tutti de schioppacore, persino un traduttore dei meme inglesi si accorgerebbe che c'è qualcuno che gli fa schioppar core. Ho capito, ma te sgamano. Appunto. Voglio che si sappia che c'è qualcuno che amministra la giustizia. Che quando qualcuno fa una cosa brutta, tipo non cita le fonti. Obiezione! Sì, ma perché? Potresti arricchirti con sto quaderno. Ma io sono lo studente migliore del Giappone, un lavoro buono lo trovo. Ammazzare i tuoi nemici. Ma tutti pensano che so figo, non ho nemici. Rivali in amori. Ma mai visto? Le donne lasciano la scia! E non perché sbavano! Family friendly! Anche io ero incredulo. Sbam flashback The Light. Dopo Antoncesco, Light si fa le domande esistenziali. Allora non è un completo psicopatico, capito? Perché è bella sta serie. Ho ucciso qualcuno. Che diritto ho di fare questo? Mia opinione personale. Stava per violenta una. Che dovevi fare? Hai fatto bene, che dovevi fare? Cioè, che bisognava fare? Hai ragione. No, non mi sta a sentire a me, io sto a commentare la puntata. Ma è vero, è quello che ho sempre pensato. Sì, aspetta un attimo, dai, ho parlato de pancia, cioè ci vorrebbe anche un... Il mondo fa schifo, qualcuno dovrà pur ripulirlo. Come se io fossi lo spazzino XYZ. Non si può andare avanti così, anche a costo di diventare pazzo. Sei sulla buona strada, frate, di rimetterci la vita. Ok, è psicopatico, però c'ha le palle. Oh, non è un personaggio che si nasconde, lo dice. Io voglio far così, non te bevo per culo, a costo di perdere tutto. E lui ne ha da perdere, perché è bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, mia perfetta. Per questo è bello, è matto come cavallo, però è un bel personaggio. Altre persone userebbero sto quaderno per fini personali, perché hanno delle mancanze, che siano soldi, rivali in amore, nemici. E lui ti fanno capire che è perfetto sulla carta. Ma comunque, montaggio dove per scrive. Pare che sta a fare le acrobazie per le Olimpiadi. Cioè, a scrivere così ci metti, cioè, un'ora per fare una riga.
Però è bellissimo. Muore tutta gente. Musica figa mentre vediamo all'opera un assassino. Una volta che avrò ammassato tutti i criminali seri, abbasserò il tiro e ucciderò tutti quelli che infastidiscono il prossimo o pagano coi voucher. E la gente capirà che non gli conviene. Fa la freebooter, la cattiva. E rimarranno solo persone brave. Ma come? Io sono bello, intelligente, affascinante, fortunato, modesto. E il dio di un nuovo mondo. Ma che bello! Gli esseri umani sono un taglio. Pensa solo tiravo negli anni 30 in Germania. Light sta molto bene. Fine. Che bello, ne voglio fare un altro subito.